Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando di un emendamento che ha fatto molto discutere, soprattutto nelle ultime settimane, quello relativo alle concerie e allo smaltimento dei rifiuti delle stesse concerie della zona di Santa Croce sull'Arno, finito anche all'attenzione della direzione distrettuale antimafia nell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta, atto che fu approvato in Consiglio regionale nel maggio del 2020 e che ha scatenato diverse polemiche. Adesso però all'unanimità è arrivata l'abrogazione di questo emendamento, annullato completamente dall'Assemblea Toscana. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale la proposta di legge che cancella l'emendamento in materia di scarichi industriali finito all'attenzione della DDA fiorentina nell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Toscana. L'atto, approvato nel maggio 2020 quando Eugenio Giani era presidente dell'Assemblea regionale, avrebbe favorito alcune concerie della zona di Santa Croce sull'Arno, permettendo loro di smaltire liquami tossici senza troppi problemi. Una vicenda che nelle scorse ore aveva alimentato lo scontro a distanza tra Giani e il suo predecessore Enrico Rossi, il quale aveva affermato: bene che si cancelli l'emendamento, ma dobbiamo anche dire la verità su come andarono le cose, altrimenti rimarrà una macchia su questa regione e sul PD. Con gli imprenditori si discute, non ci si piega, aveva aggiunto l'ex governatore. L'emendamento di cui stavamo parlando non è un emendamento che ha niente a che fare con il CHEU, con eventuali collusioni con la malavita o il malaffare, ma che trattava e tratta degli impianti dei liquami, ripeto, del distretto industriale e una parte del distretto invece civile. Credo che possa andare anche a chiarimento di quello che è stato un iter coerente, che è stato richiamato quello che ha fatto la Giunta Rossi nel 2018. Nel 2018, di fronte ad un'istanza che è stata fatta dagli operatori del distretto nel momento in cui si andavano a porre delle norme anche più stringenti attraverso la necessità di concedere, e quindi se ci fossero state le condizioni LAIA, cosa che poi è avvenuta, quindi l'autorizzazione integrata ambientale, c'è stata una richiesta di poter invece non andare verso questo regime. E la risposta, dopo un approfondimento di carattere tecnico, fu quella che la cosa non era possibile. Quindi molto, molto, molto chiara e molto netta. Successivamente, dopo l'approvazione dell'emendamento in Consiglio, che la stessa Giunta difese per difendere non tanto l'emendamento ma quell'impianto normativo che rischiava di essere messo in discussione dal ricorso che era stato fatto dal governo presso la Corte Costituzionale, cioè abbiamo ad oggi tolto anche quell'aspetto che rischiava di essere un errore, proprio mettendo in discussione un impianto che è quello che consente di continuare ad avere gli impianti misti nella nostra regione. Innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la ratio per cui quell'emendamento è stato approvato, perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula, come portavoce dell'opposizione, ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta appena nominata, la consigliera Elena Maini, audisca per primo proprio l'ex presidente Rossi, perché ci venga a spiegare le motivazioni della ratio politica, perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta ma vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni, l'ha scritto un privato,
Stato, l'ha scritto l'Andrangheta, ma noi vogliamo capire politicamente qual era la ratio di quell'emendamento. In più c'è un fatto anche molto grave, perché c'è, sembra che emerga una concezione un po' privatistica della cosa pubblica da parte del PD e in particolare da parte dell'ex presidente Rossi, che oggi dichiara alla stampa: il presidente Gianni mi doveva difendere in maniera più forte, perché alla base del consenso grazie al quale lui è stato eletto c'è la giunta Rossi. Allora cos'è questa, una concezione privatistica della cosa pubblica? Stiamo scherzando? Questo è il PD che governa oggi la regione Toscana si merita oggi questo? E poi c'è un altro aspetto che il PD sta cercando di fare, scaricabarile sull'opposizione, che è inaccettabile, cioè il fatto di dire che noi stiamo sollevando la questione, che questo porta negatività nel settore conciario, e questo non è assolutamente vero, perché loro governavano la scorsa legislatura, e se oggi siamo qui ad abrogare l'emendamento è perché c'è un'indagine in corso, altrimenti quell'emendamento oggi non ne avremmo parlato e nessuno l'avrebbe più considerato. Questa è la verità. Quindi che non ci siano scaricabarile, ma chi ha le responsabilità amministrative, questo è il PD perché governa questa regione da 50 anni, ma in particolare era all'amministrazione del governo regionale quando è stato approvato l'emendamento, ed è al governo regionale oggi, e noi siamo stati favorevoli all'abrogazione di questo emendamento. Però che non ci vengano a dire che siamo noi che non vogliamo tutelare i lavoratori, che non vogliamo tutelare il settore conciario, a cui diamo un'importanza strategica fondamentale a livello toscano, a livello italiano e a livello europeo, e soprattutto alla tutela dell'ambiente. La maggioranza ha tentato di sminuire quello che è successo, perché l'emendamento che è stato presentato lo scorso anno era un emendamento molto tecnico che si inseriva all'interno di una discussione avviata da anni. Rossi e l'ex assessore Fratoni hanno rivendicato di aver sempre detto di no a Conciatori. In realtà di no gliel'ha detto l'ARPAT, perché nel passaggio di competenze fra provincia e regione ARPAT verificò che Acquarno stava già scaricando oltre i limiti di legge, e per questo impose sia la VIA sia soprattutto l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. Dopo quella decisione, nel 2018 arriva una proposta di legge istruita per facilitare nuovamente gli scarichi e diminuire i controlli. Non abbiamo mai capito perché, l'abbiamo chiesto, la risposta non c'è stata. Resta il fatto che anche in quell'occasione gli uffici dell'ambiente dissero che non era un'operazione corretta. Quell'operazione è stata ripetuta nuovamente nel 2020 con il famoso emendamento a firma di Pieroni e di altri, ma fortunatamente, sempre per l'opposizione degli uffici dell'ambiente della Regione Toscana, quella norma ha avuto un parzialissimo effetto, ovvero sia le aziende l'avevano richieste, ma gli uffici hanno detto di no ed è nato un contenzioso amministrativo. Anche per questo, oltre a quello che ha impugnato la Corte Costituzionale, di fronte alla Corte il Governo, noi abbiamo votato a favore dell'abrogazione di quell'emendamento, perché abbiamo scoperto con vari accessi agli atti che non era soltanto un problema di competenza con lo Stato, ma quell'emendamento era contrario alle norme costituzionali e alle norme comunitarie, cioè era una vera e propria violazione di legge, e soprattutto ci siamo astenuti sul preambolo della legge, perché nel preambolo non era riportato esattamente tutto l'iter che ho cercato di sintetizzarvi, e in qualche modo non è stato messo il Consiglio regionale nelle condizioni di esplicitare al meglio la propria posizione. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico locale e regionale, del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza, in termini però un po' più enfatici. E soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione, ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma, come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare ai toscani, proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici, e non parlo soltanto di questo caso, questo purtroppo è quello che appare alle persone, ma soprattutto del perché si sia andati in questa direzione, e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato. Con la nuova legge abbiamo
cancellato l'emendamento, quindi siamo ritornati al testo originario, sono stati tolti anche sono stati chiariti alcuni aspetti che davano possibilità di interpretazione. Dal punto di vista pratico nulla, nel senso che poi l'emendamento, come è ben noto, non è stato mai quanto previsto, l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici, quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende, che continuerà a essere richiesto e nei prossimi anni 2023 comunque finirà questo sistema delle proroghe, tutti gli impianti così come adesso saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari per le attività che vengono espanse, aperte, implementate o quant'altro. Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda, perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo, rimaniamo basiti dall'assenza per ben 2 giorni del consigliere Pieroni, che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato, e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia, ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini, ma che sono probabilmente per finalità personali, politiche, che noi riteniamo inaccettabili. Noi, come si ricorda, quell'emendamento non l'abbiamo votato, arrivò in fondo, nessuno non ha avuto all'epoca la premura di illustrarcelo, e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata. La Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava mandato all'avvocatura in quel senso, e siamo arrivati ad oggi, quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri, quell'articolo 13 bis. Qual è quindi il dato? Il dato è politico, il PD cerca di nascondere sotto il tappeto e magari di frenare una palla che vediamo scoppiata in questi giorni di spaccatura interna, portando in aula questa legge. Ecco, questa legge poteva essere portata all'inizio della legislatura, perché che l'emendamento non era legittimo e che quella legge è stata impugnata per quell'emendamento si sapeva fin dall'estate scorsa. Dal Consiglio regionale anche un'iniziativa in vista del prossimo 2 giugno, festa della Repubblica, che coinvolge i consiglieri e anche le scuole della nostra regione. Vediamo di cosa si tratta. I consiglieri regionali porteranno di persona nelle scuole la Costituzione e lo Statuto della Toscana. È l'iniziativa pensata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. L'appuntamento principale al liceo Giosuè Carducci di Pisa, con il presidente dell'Assemblea regionale Antonio Mazzeo, l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini, il giudice della Corte Costituzionale Emanuela Navarretta e il direttore dell'Ufficio Scolastico regionale Ernesto Pellecchia. Abbiamo voluto, come Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, fare un dono, donare a tutti i maturandi toscani il nostro statuto, lo statuto della Regione Toscana e la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio. Il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori, come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. Questo è un anno particolare, perché oltre a festeggiare la festa della Repubblica festeggiamo anche il 75° anniversario della possibilità data anche alle donne, cosa che prima non era possibile, di poter esprimere il proprio voto nella scelta dei propri rappresentanti istituzionali. È un momento importante, lo facciamo coinvolgendo le scuole della Toscana, ma sono davvero felice di poter dire che quasi tutti i consiglieri regionali hanno dato la propria disponibilità per andare in una classe, in una scuola della Toscana a distribuire quello che è il nostro pensiero, il nostro dono ai ragazzi che si stanno maturando. Poco fa il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale mi ha detto che quasi 100 scuole della Toscana saranno insieme a noi, parteciperanno in streaming all'evento, e
questo è un bel modo con cui noi come Consiglio regionale, come istituzione, vogliamo ancora con più forza raccontare, rappresentare quello che è stato, la fatica che c'è stato per arrivare alla nostra Costituzione, al nostro Statuto. Come sapete, il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato, e quel simbolo nasce proprio dal Comitato di Liberazione Nazionale, che tiene con le sue zampe salde nella storia, nei valori della nostra regione, ma con le ali che guardano verso il futuro che sarà nelle mani e nella testa di quelle ragazze e di quei ragazzi che si stanno per maturare. È importante condividere con i ragazzi delle scuole i valori della Costituzione, i valori dello Statuto della Regione Toscana, due carte fondamentali che si legano nella storia della liberazione, della resistenza della nostra terra, e la condivisione dei valori fondamentali, dove tutti i partiti si riconoscono, dove tutti i cittadini trovano fondamenta delle proprie libertà. Pensiamo al diritto all'istruzione, alla formazione, alla salute, alla libertà, principi cardine che trovano fondamento, che devono essere garantiti, attuati mediante le leggi, mediante le istituzioni. Quindi è corretto che noi come rappresentanti dei cittadini toscani possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni, a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza possa essere fatto in presenza, e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruitori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri, a mio avviso, il lockdown e questo anno così complesso, e questo possa essere un segnale di riscatto, di libertà, come lo è stata la Costituzione italiana dopo la guerra. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre seguire anche online tutti gli aggiornamenti relativi ai lavori dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.